Allora, vediamo un attimo. Portiere di livello 6, basta portiere. L'Arkansas Beta è una nave dalle mille. Come dire, è una storia molto lunga. Come suggerisce il nome, è stata data ai coloro i quali hanno partecipato alla Closed Beta Test. Però, insomma, potevano sforzarsi un po' di più, eh. Una nave di livello 4. Almeno una nave di livello 6 potevano darla. Che cacchio so, qualsiasi cosa. La Yamagi. Yanagi dovrebbe essere. Mi sono scordato anche il nome, fantastico. Io spero prima di tutto che venga rilasciata quella nave, perché stavo sentendo voci in giro che. No, niente, non va a spottare. Cioè, facile, facile. Meno uno, via. È incredibile, eh. Incredibile. Io becco sempre i cacciatorpedinieri che se ne vanno. Se ne vanno da una parte all'altra. Dicevo, i 520 a quanto pare fanno un po' di. Hanno fatto già retromarcia perché le persone si lamentano sempre. E quindi i 500. Vabbè, io sinceramente sono dell'opinione. Vogliono mettere una nave da 520, che la mettessero, tanto. L'importante è divertirsi, quindi della serie possono mettere anche i 1020 di cannoni, non me ne frego assolutamente nulla. Tanto il gioco non è che rispecchia, cerca di rispecchiare le navi esistite, eccetera, eccetera, tutte queste menate qui. Però è un gioco e come tale una persona si vuole divertire. Quindi perché no i 520? Ovviamente il cacciatorpediniere dovrebbe spottare il settore di destra, perché adesso hanno una Farragut liberissima di fare quel che vuole. Sì, c'è anche questo. Sì, perché le navi italiane, sì, ma diciamo che devono forzare un po' la mano. Poi vabbè, ci sarebbe da parlare da qui all'infinito su tante cose che personalmente non vanno, però non vorrei annoiarvi, quindi parliamo di altro. Il cacciatorpediniere adesso esce e si farà distruggere. Molto probabile che andrà così. Cioè, il giochino è molto semplice, ci sono delle navi. Se ci sono più navi sulla sinistra, tu spingi a destra e viceversa. Adesso verrà. Gli faranno radar come minimo. Vabbè. Fai quel che vuoi, fatti distruggere, anzi. Così. Starti la prossima e rovini la partita a qualcun altro. Ma non rovinare più la mia, per favore. Ok, c'è un DD là. Comunque noi pensiamo a insistere sulla. Ecco, il Baltimore. Baltimore proprio non vogliamo penetrarlo. Continuiamo a spingere. Siamo stati fortunati, perché il nostro DD, il loro DD è morto. Altrimenti le cose si sarebbero complicate non poco, eh. Vediamo se riusciamo a beccarlo questo. Continuiamo a spingere. È arrivata, però. Diciamo che è arrivata con un po' di ritardo e. E va bene così. Io a breve provo un altro colpo. Se viene spottata, vorrei provarlo.
No, troppo alto. Vabbè, dai. Ormai abbiamo sparato. Vediamo se è buono. No, era buono in realtà. Non è stato male. Il Paolo Emilio, sarei ben lieto di giocarlo. Lì c'è la portiere, tra l'altro. Potremmo anche far uscire il nostro fighter, però teniamolo ancora un po' dentro. È morto il cacciatorpediniere. Vabbè, l'avevo già messo in conto da un bel po'. E quindi non sono neanche sorpreso di quello che è successo. Più che altro, a questo punto poteva fermarsi, poteva, non lo so, prendere tempo, poteva mettere il fumo, far qualcosa per far guadagnare del tempo, però nulla di tutto ciò è successo e quindi addirittura la portieri rischiamo di perderla perché verrà spottata. No, se perdiamo la portieri così, però le cose proprio non vanno. Allora, andiamo contro l'Algeri. Io qua mi fermerei, perché ritiriamoci, perché comunque, oh, quante cittadelle stiamo facendo? Buona. Allora, io raga sono tentato di andare per la porta aerei, perché è vicinissima. Massima velocità, dai. Il problema è che adesso sarò puntato da tutti. Via, 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 via. Cambiamo zona. Sì, effettivamente potevo andare più a destra. Ho beccato la Sharnost, ma stavo puntando quell'altra. Vabbè, fantastica questa cosa. Dobbiamo tornare blind, se possibile. Ci spara anche il Monarch. Via. Vai, 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 vai. Virata secca a sinistra. Io sono senza riparazione, eh. Se mi becca con l'aereo siluranti, sono cavoli amari. Cioè, abbiamo perso. Vabbè, raga. Abbiamo perso la porta aerea perché è stata distrutta dal. Cioè, ti rendi conto? Spero nella sua virata. Grazie. Interessante l'idea del fumo, ma lo sapevo che era corto, ma va bene così. Sono tutti là loro, eh. A sto punto dobbiamo andare per la porta aerea, a questo punto qua. Non possiamo fare altrimenti. Ritirata. E poi c'è la ricelù da affrontare. Oh boy. Penso che verrà distrutta la porta aerei. No. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Non mi interessa tanto prendere la kill, tanto sopravvivere. Indietreggiare. Indietreggiare, via. Retromarcia. Scappa, 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 scappa. Non possiamo tenerli tutti. Arrivano. E contro l'Algeri, sinceramente, non ho gittata più su nessuno. Dobbiamo un attimo capire, analizzare quello che abbiamo in acqua. Abbiamo un cacciatorpediniere che sta cercando di, suppongo, tornare in base. Una corazzata Tirpitz che sta cappando. Una Richelieu. Noi qui possiamo sfruttare la nostra velocità. Io inizierei già a sparare, in modo tale che facciamo respirare il martello. Bravo il Sinop. Abbiamo due navi sopra. Vediamo se abbiamo anche la Oba. Abbiamo colpito per 4000. Non è male, siamo a 100. Vediamo di incrementare il nostro danno. Torniamo blind. Aspetta, aspetta. Eh no, si trova sempre al limite quell'Algeri. Si trova sempre al limite. Non mi dà la possibilità di
provarci. E io, ecco perché volevo far prendere fiato a quella nave. Proprio perché rischiavamo un colpo devastante che è arrivato. Io l'ho un po' tirata, eh. Comunque. Non lo so. Noi ci abbiamo le ricevute. Io però vorrei chiudere prima la oba. Non sparare, non sparare, non sparare. Non sparare. Ok. Lui potrebbe andare da qua, qua e qua. Se proprio ce la fai. Se dovesse farcela. Possiamo affrontare noi la Richelieu. Se una nave sola, io accetto lo scontro. Però no, quella lì sta scappando, non ce la facciamo. Un'altra cittadella. Ma non sparare, cavolo, non sparare. Perché? Perché sta sparando da un'ora? Hai perso tutti. Cioè, hai perso. Hai visto quanto hai perso? Solo punti vita. Cerchiamo di intervenire noi contro le Richelieu che mandiamo a vuoto. Molto bene la virata della nostra nave. Va di secondaria già. Ok, Razzata 4000. Arriva anche il Sinop. Le nostre secondarie saranno attive a 6.6, ma. Oh, spara ancora la Zara, eh. Spero che sia sicura, diciamo, di quella. Di quello che sta facendo. Abbiamo la possibilità di riparare ancora due navi. Due volte. Sì, due navi, vabbè, insomma. Mi avete capito? L'Algeria è ancora viva, incredibile. Doveva essere morta da un'ora, però non siamo riusciti a colpirla in maniera precisa. Sembra buono. Oh! Dai, dai, che le armi secondarie sparano. Dai. Lo so che non sono tantissime, però. Ok, buona. Qua dobbiamo fare gli straordinari, eh. Dobbiamo fare veramente gli straordinari per portarla a casa. Hanno una oba con poca vita. Il Monarch che. È il momento di focussare. Troppo lontana. Ok. Sembra buono. Sembra buono. Brava la Zara. La Zara. Ah, l'altra. Abbiamo due Zara, ok. Stavo dicendo, quello è morto, no? Come ha fatto? In realtà avevamo un altro Zara. Io qui propongo per la pushata cattiva. La Sharnos non è ancora a tiro dei siluri. Quindi. Insistiamo. Buono. No, bruttissimo questo. Molto brutto. Vuole andare centrale, sicuro. A questo punto non so se andare sulla Sharnost. Sono un po' indeciso. Brava. Beh, secondarie attive, dai. Forse è qui la scelta di andare. Dove cavolo ho sparato? La scelta di andare sulla Monarch mi sa che è stata. Alquanto errata, però. No, mi sta guardando. Non pensavo che stesse virando. Cioè, anche i cannoni. Ok, e alle HE però. Lasciamo stare un attimo la cosa. Questo va sicuramente con i siluri.
No, no, beh, un Kraken deve arrivare. Non è che mi vuole rammare, vero? Ok. Vuole provare con gli altri. Ok, aspetta, aspetta. Non so più su chi andare, aiuto! Si vuole aprire tutto. Buona. Ok, 150, portiamo a casa la sesta e sono felice. 150.000. No, not bad. Vediamo se abbiamo la possibilità. Ok. Brava la Sinop, ma avrei voluto fare la sesta kill. Se io avessi fatto la sesta kill sarei stato molto più felice. Questa è bella, dai, questa partita è stata bella. Portiamo a casa un po' di cose, tra cui Confederato, scatenate il Kraken, 5 kill, 7 cittadelle. Secondo me, per assurdo, potevamo fare anche qualcosina in più. Qualcosina in più potevamo farla. Però vabbè, dai, ci riteniamo comunque soddisfatti. Questo è il verdetto. Sharnost, Baltimore, l'Algeri, che ci ha fatto dannare. Dispiace non aver salvato la Zara, però veramente non si poteva fare tantissimo. Sì, facciamo così. Questa la portiamo su YouTube perché comunque è una bella partita. Capirete bene che o faccio le live o registro le partite, quindi.